vogliamo ringraziare la Virtus per questa serata, perché questa sera vengono presentati veramente 13 incontri di grande spicco. La pubblica sicurezza è presente, siamo quasi pronti a dare il via a questa serata, una serata di grande livello, e ora vedremo nello svolgersi cosa presenteranno questi ragazzi per le loro performance. I giudici sono quattro, abbiamo la Gala Vincenzo, che è un giudice internazionale, Giustra Maurizio, Rutigliani Domenico e Rutigliani Massimo. Nono incontro, Stefanazzi Alessandro della Fitting Box Imperia, angolo rosso, e con due match, uno vinto e uno perso, contro Mazzoni Filippo, due vinti, uno perso. Sport Club Virtus, 18 anni Mazzoni Filippo, e Stefanazzi 24. 24 peso, 64 kg, 3 in 3 round da 3 minuti ciascuno. Ora angolo rosso Imperia e Mazzoni Filippo angolo blu. 18 anni Mazzoni, 24 anni Stefanazzi. Prima ripresa. Buon allungo di braccia di Mazzoni. Mi sembra Stefanazzi subito all'attacco. Mazzoni riesce ripresa, sempre una ripresa turbolenta, si cerca un po' l'avversario, si studia, cerca le parti di debolezza, tutti e due con due allunghi di braccia abbastanza validi, Mazzoni è leggermente più avvantaggiato, Stefanazzi picchia, ma anche Mazzoni risponde. Buon incontro. Stefanazzi è più veloce. Schermitura non indifferente, 1-2. Stefanazzi è molto veloce nei confronti di Mazzoni, sa scegliere anche i tempi per colpire, riesce ad avere buon occhio, cosa che non guasta nella box. Infatti vediamo buono per Filippo riesce a reagire, fine della prima ripresa,
una ripresa pari su, abbiamo visto dei momenti sia per uno che per l'altro molto efficaci, molto efficaci. Che hai fatto un incontro prima? Una bella Secondo round, Stefanazzi, Mazzoni, Filippo, Mazzoni pantaloncini blu, Stefanazzi pantaloncini rossi, velocissimi tutti e due, buona ottica, vediamo Stefanazzi che ha una scelta di tempo non indifferente e ha una velocità, ma Mazzoni non scherza perché riesce a schivare e a rapportarsi con Stefanazzi. Dobbiamo dire la differenza di età, 18 anni ha il Mazzoni e 24 lo Stefanazzi. E dobbiamo dire che quasi quasi i due si equivalgono proprio come vediamo il buon indietreggiamento di Mazzoni. No, no, per niente. Considerando anche che ha 18 anni e nei confronti dei 24. L'irruenza dello Stefanazzi è molto... Seconda ripresa, qui si deve guadagnare punti per metterli a frutto e terminare così la performance, dare anche una formula, tanto Mazzoni riesce a schivare l'assalto di Stefanazzi, Stefanazzi molto irruento, sta girando intorno a Filippo, Filippo indietreggia, gestisce il match. Deve schivare, deve schivare e rientrare subito. Non schivare, stai. Seconda ripresa, in questo momento è terminata, vediamo Stefanazzi, angolo rosso. Siamo alla terza ripresa, grande contesa fra i due, Mazzoni si sta difendendo in maniera egregio, ma anche Stefanazzi attacca in maniera non indifferente, un'irruenza bestiale, ma Mazzoni riesce a uscire addirittura dall'angolo,
e reagisce colpendo anche lo Stefanassi, è tutto dire, perché un'irruenza del genere può portare anche con questo smaneggiamento colpi. Siamo alla terza ripresa. Siamo ormai stanchi, i pesi, cioè i tempi si fanno sentire, il movimento del quadrato sul quadrato è abbastanza irruento, il fiato comincia a mancare, la buona preparazione logicamente fa la differenza. C'è Stefanassi che continua a premere e qui è la resistenza che conta. E fine così del combattimento. Applausi. La vittoria è stata data a Stefanassi per l'irruenza e per la incisione e per l'incisione nei confronti di Filippo. E questo realmente ci ha un po' pensavamo più un pareggio.